Principale viene dalla Rarinantes. Siamo con De Luca, presidente della Rarinantes, Alberto. Sì. Alberto De Luca, che logicamente è un pregio questo momento particolare, idilliaco, perché certo. Diciamo che è veramente una cosa che si parlava da tempo e oggi si è assodato sulla realtà del fatto. Sì, l'organizzazione di una gara così importante per una società come la nostra è certamente un segno di distinzione. Siamo la società di nuoto agonistico forse più importante del territorio e mancava giusto questa organizzazione di una gara in acque libere. Ne organizziamo già parecchie in piscina. Abbiamo voluto provare ad organizzare una gara che mancava nella nostra zona, nel golfo di Porto Venere, in particolare tra l'isola della Palmara e Porto Venere. Quindi abbiamo pensato a fare questo periplo dell'isola chiamandola Palmara Island, proprio perché è un percorso suggestivo che per un nuotatore dà l'idea non tanto del tracciato fatto con voi su non so, percorsi nell'ambito di un golfo, ma è un percorso che parte da una spiaggia e arriva in un'altra zona, quindi un po' tipo la Byron, per dire. Il tempo speriamo che sia confermato come oggi, quindi che ci consenta di fare la gara nel migliore dei modi. L'organizzazione che abbiamo messo in piedi in questi mesi non è una cosa semplice, nel senso che abbiamo parecchi iscritti, quindi dobbiamo organizzare un certo numero di batterie, sono 10 boe sul percorso, quindi abbastanza laborioso, però fino adesso è andato tutto bene, speriamo che domani non ci siano intralci o problemi di nessun tipo. Speriamo, il punto interrogativo lo poniamo perché oggi siamo in un momento critico, oggi c'è il sole e poi non è che piove, grandina. Sì. Anche di più, e perciò non siamo più stabili nel dire vabbè, possiamo aspettare. Invece qua ormai ci sono delle decisioni che vengono prese a tavolino per evitare spiacevoli momenti di criticità. Da una parte possiamo essere d'accordo, da un'altra parte a volte ci potrebbe anche magari dare noia. Però invece mi volevo riferire invece alla Rarinantes, che la Rarinantes è un documento, un fiore all'occhiello per Spezia, perché ha sfornato parecchi campioni e ha dato veramente grandi lustri per motivi di tanto per dire, tutti i campioni che abbiamo, la Olmi, compagnia cantante, tanto per fare dei nomi. E questo è un altro bel fiore all'occhiello che si è posto e francamente può vantare un diritto di dire, dopo l'esperienza che si è visto un po' con Bertagna, che ha provato l'anno scorso a far fare il giro della Palmaria quegli australiani che avevano chiesto la possibilità per gioco, per non competitiva, però una cosa veramente meravigliosa perché l'ho seguita da vicino. Sì, una società come la nostra che si occupa prevalentemente di nuoto agonistico nel vero senso della parola, quindi nuoto in corsia, nuoto in piscina, non ha una tradizione. Non abbiamo precedenti in materia di acque libere, però avendo avuto atleti di livello internazionale tra i nostri iscritti, specialmente nel fondo e nelle acque libere.
Questa gara è stata pensata proprio in funzione del fatto di unire il territorio alla nostra società e quindi di fare una esperienza di gara in mare da parte di atleti agonisti e quindi con un livello veramente importante. È una gara che esprime sicuramente una caratteristica tecnica importante perché si svolge in una parte, per la sua parte, per la parte finale, in una zona dove è presente una forte corrente, quindi metterà anche a dura prova gli atleti nella fase finale. Quindi vedremo anche chi avrà la corrente di entrata dalle bocche, quindi si troveranno a nuotare contro corrente, cosa che invece quando c'era Byron la corrente agevola la nuotata. Quindi vedremo anche questo particolare che sarà interessante per capire chi ne ha di più. Sicuramente questo speriamo che ci dia la possibilità di vederlo e di seguirla, perché seguiremo se fosse possibile, se è possibile, da vicino Daria, e sicuramente da vicino vedremo quello che la Byron, sono uguale, insomma, la cosa. Però onestamente dalla Rarinantes questo è un grande successo, perché ribadisco sempre questo discorso perché è importante, quando una società come la Rarinantes, che è applicata alle piscine, dalle classiche corsie, si vede trasferita sul mare, che ce l'ha a portata di mano, non è che l'ha mai, se lo va a cercare, ce l'abbiamo davanti, non l'abbiamo mai fatto, perciò oggi questo è anche una linea d'avanguardia, penso, che per come Rarinantes. Sì, abbiamo molto più mare che piscine, infatti la difficoltà maggiore della Rarinantes è proprio quella di ogni anno riuscire ad avere lo spazio, quindi l'acqua, per poter fare i suoi allenamenti, per poter portare i suoi atleti a un buon livello. E infatti è una delle difficoltà maggiori che noi come dirigenti della società stiamo incontrando da qualche anno in qua, per la carenza proprio degli impianti. L'estate in genere una società come la nostra non è al culmine della sua attività, perché la parte invernale è quella dove si svolgono l'attività di allenamento, l'attività di preparazione, quindi d'estate i ragazzi poi sono impegnati nelle varie gare e si riprende già nella settembre. Quindi il fatto di inserire anche una gara in acque libere è effettivamente un nuovo fatto positivo e soprattutto un nuovo modo anche di mantenere sempre l'attività costante anche nel periodo estivo. Speriamo di poter fare questa gara, di continuare a fare questa gara anche nei prossimi anni, anzi, come è stato anche detto durante la presentazione, di renderla anche internazionale. Credo che i presupposti ci siano, perché la bellezza del luogo, la possibilità di fare una gara con queste caratteristiche, con l'aiuto degli enti che quest'anno ci hanno supportato, io credo che nel futuro ci saranno sicuramente altre occasioni. Sicuramente per chiudere direi che noi possiamo in qualsiasi momento sopperire a qualsiasi difficoltà, perché siamo sì lontani ma nel solito tempo vicini. Questa è forse la caratteristica migliore, perché la costa è sempre, e poi per le sicurezze che vengono impegnate in queste attività, in queste gare, sono molte, vedo che almeno io che seguo non mi rendo conto che al primo posto è sempre stato messo la sicurezza, però anche la Rarinantes, affidandosi a tutte queste cose, non altro che. Tanto per finire, questo era un po'. Noi, credo che gli atleti che saranno in mare domani non hanno grossi problemi a coprire il percorso. Però, è chiaro però che noi dobbiamo garantire un altissimo livello di sicurezza, e quindi certo, però avremo, oltre alle nostre imbarcazioni che seguiranno il percorso, le canoe, le moto d'acqua della polizia, barche, gommoni, sì. Molto importante. Infatti alla fine da terra si noteranno più le barche dei nuotatori, tranne qualche passaggio radente la costa, però insomma, è necessario anche quello, insomma, garantire la sicurezza.
La ringraziamo, signor De Luca. Allora, domani grazie, speriamo di vedersi in mare. Speriamo che la cosa vada a buon fine. E se il sole mantiene, che ci sia la possibilità, per tutti sarà una bella soddisfazione vedere 400 ragazzi che partono, insomma, per questa gara, che la prima, un battesimo veramente eccezionale, no? Un sogno nel cassetto? Un sogno nel suo cassetto. Sicuramente che questa gara acquisti proprio un livello internazionale, magari di vedere di raggiungere anche obiettivi di maggiori iscritti, di arrivare anche a 600 come avremmo già potuto fare, però insomma di riuscire a mantenere un livello alto, certo, importante, certo. Questo già giustifica, sì, sì, avere anche un po' di risonanza a livello nazionale per una gara così importante. Come cautela, già questo giustifica la qualità delle persone che organizzano, certo. Perché quando uno pensa, beh, chiaro, come ha ben detto Menoni, dice passo più lungo della gamba è meglio farlo quando ci sono delle... Certo. Grazie a voi, buonasera. Bene, prima di iniziare la classica conferenza, che è una la prima, si può dire, la prima ufficiale di questa Giro della Palmaria, che poi invece è mezzo, insomma, si parte dal Pozzale, si rientra nella parte dell'Olivo, nella zona di Porto Venere. Siamo con Locascio, grande organizzatore, federazione, insomma tutto quello che la FIN e tutto quello che necessita per avere l'ufficialità anche di questa prima ufficiale gara che si aprirà poi nel calendario, farà parte di quello che è nel calendario, perciò tutti avranno dopo questa visione, chi non la fa, la spirito e la voglia di completare la loro corsa anche con questa. Due nozioni di questa gara, un po' come nasce, che gli australiani, l'abbiamo visto l'anno scorso, gli australiani che hanno fatto il giro, l'abbiamo un po' seguiti, insomma un po' con loro abbiamo visto un po' i pionieri. Beh sì, diciamo che la strada l'hanno aperta gli australiani facendo a più riprese il Giro della Palmaria in gruppo, quindi non competitiva, e però hanno lanciato questa idea che poi ha fatto presa su molti, perché ha un suo fascino girare un'isola a nuoto. Però questa volta si fa sul serio, perché è una gara ufficiale, quindi federale, con tutti i tesserati, e la cosa bella, a parte faccio gli auguri alla gara perché riesca e vada tutto bene e sia la prima di lunga serie, ma secondo me questa è una ciliegina in più su tutta l'attività del nuoto che viene fatta alla Spezia, che non mi stancherò mai di dire, la Spezia è il bacino naturale per queste manifestazioni, perché l'attività di nuoto in mare che si fa a Spezia non ha uguali in nessuna parte d'Italia. Ci sono gare molto belle in giro per il mondo e per l'Italia, ma non c'è questa concentrazione, perché qui abbiamo il massimo di tutto quello che possiamo avere. Sicuramente la prima cosa che salta agli occhi è la sicurezza, perché siamo sempre vicini alla costa e nel solito tempo siamo lontani da quello che è la gara. Invece una gara molto vicina a chi la fa e chi perpetua questo giro, cioè grande esperienza, perché intorno a un'isola, insomma, si comporta quattro correnti e ci sono varie situazioni che un nuotatore deve tenere ben presente, e poi insomma, ci si può anche lanciare con delle velocità diverse. Certo. Comunque giustamente hai detto sicurezza, perché è fondamentale per noi che le gare siano in totale assenza di problemi, e a questa cosa ha pensato molto bene l'organizzazione, perché parlavo prima con Simone, che poi magari ti dirà qualcosa, che mi diceva che le forze in campo, grazie alla collaborazione di tutte le società di Spezia e di Spezia, cioè di Spezia nell'arco del Golfo, praticamente mette in campo una trentina di imbarcazioni dislocate sul percorso, alcune in movimento, comunque tutto fatto in modo per garantire la massima sicurezza, e penso che succederà così. Il tempo speriamo che ci assista, perché poi l'incognita è sempre dovuta alle condizioni meteo, però la gente che nuota è in gamba, le persone che fanno assistenza anche, se proprio non c'erano tuoni e fulmini la gara andrà in porta.
Un'ultima domanda, poi ti lascio, andiamo dentro e sentiamo Simone Menoni che sicuramente un nome importante, che vuole anche lui essere presente e contribuire per quanto riguarda la sua esperienza e per quanto riguarda l'organizzazione con la forza e coraggio, perché insomma qui siamo alle Grazie che stanno rilanciando questa, almeno se la sono presi loro come carico, perciò penso che loro pionieri di questa grande questo avvenimento. Sì, cosa sì, e in più Simone che è una garanzia, perché bene o male il suo passato agonistico parla per quello che ha fatto lui, quello che ha fatto Antonio Daria nei tempi, e adesso loro sono passati dall'altra parte, giustamente, come organizzatori e allenatori anche nello stesso tempo, e quindi trasmettono ai giovani quello che loro hanno imparato in anni di attività. Ricordiamo che Simone Menoni è stato premiato proprio dal CONI, proprio per la sua grande voglia di dare agli altri la possibilità di Bianchi, l'ha portato in giro a destra, perciò un grande risultato, perciò dare agli altri quello che si è imparato e la tenacia con la grande capacità, perché poi Locascio, tu vieni di lì, non è che la strada è veramente dura. Beh, io vengo di lì e anzi ti vorrei dire che quando Menoni ha vinto, ma una volta Menoni, una volta Daria, sono qualificati per gli europei, in barca con loro c'ero io. E quindi già da allora la cosa continua, ora ci sono loro, quindi la storia si ripete, e Bianchi attualmente è la punta di diamante, diciamo, del nuoto spezzino, per quello che riguarda le acque libere. Tant'è vero che ancora adesso, domenica scorsa, Omegna ha fatto una gara fenomenale dal punto di vista del carattere, calcolando che aveva nuotato per 5 ore e qualche spicciolo in più di minuti con acqua a 16 gradi e mezzo, 17. E se pensi che Bianchi lo vedi così magrolino, dice come ha fatto a resistere, eppure si può, se si vuole si può. Grazie Locascio, ci vediamo in conferenza. D'accordo. Qua siamo con Simone Menoni, oggi una presenza importante perché lanciamo questa nuova gara FIN dalle Forze del Coraggio. Non so se fai parte del Forze del Coraggio, non so quale veste hai in questo momento, poi me lo dici te. È una gara che gli australiani l'anno scorso hanno provato, hanno un po' fatto così, io l'ho filmato, era una bellissima giornata, insomma si sono divertiti tanto, ma penso e sentivo anche così che era una gara che tanti nuotatori avrebbero voluto fare, e oggi si prova a dare questo contributo a loro. Sì, sì, effettivamente questo scenario si presta molto a fare questo tipo di manifestazione. Era nell'aria un po' le persone che ci chiedevano di poter organizzare una gara in questo specchio acqueo, e quindi diciamo che ci siamo decisi a farlo, chiaramente affrontando molte difficoltà perché non è una cosa semplice. Già il fatto è che la partenza sia un punto e poi si parte in mare aperto e si arrivi in un altro punto, quindi già quello crea le difficoltà, atleti che devono prendere il traghetto, e insomma. Però insomma, penso che siamo arrivati a un punto in cui in questo momento dovremmo aver organizzato tutto e siamo pronti, e di conseguenza speriamo che il tempo più che altro ci assista domani per poter fare una gara di alto livello. Gli atleti ci sono perché abbiamo degli atleti in gara di altissimo livello, un bronzo europeo assoluto, un vincitore di Coppa Europa, e abbiamo una 3 volte campionessa europea della distanza, più 18 atleti della rappresentativa ligure, tutti i migliori, e più altri atleti da tutta Italia di indubbio valore. Quindi domani sarà una battaglia vera e propria, se il tempo ce lo permetterà, chiaramente. L'organizzazione della mattinata, a che ora partiremo, tanto più o meno, quanti sono gli iscritti, anche perlomeno per sapere quello che in realtà noi poi vedremo sul campo e come li possiamo assistere, no? E la sicurezza, che logicamente noi a Spezia abbiamo il primo punto, l'abbiamo sempre vista impeccabile. Il dispositivo sicurezza è stato curato dalla Capitaneria di Porto, dalla Guardia Costiera di Porto Venere, dalla Polizia, che insieme hanno fatto questo dispositivo sicurezza. Avremo 15 barche alla fonda,
una ogni 200 metri, quindi gli atleti avranno un punto di riferimento ogni 200 metri, 8 boe nel percorso per segnalarlo al meglio possibile e più qualche canoa che comunque, anche se nel dispositivo non è considerato sicurezza, però fa sempre comodo averla. E niente, domani mattina alle 7:30 gli atleti incominceranno ad arrivare per la punzonatura, metteranno il chip per il cronometraggio e alle 10 si imbarcheranno sul battello per arrivare al pozzale. Nel frattempo alle 10 partirà anche una piccola manifestazione per i ragazzi dell'ANFAS, una piccola manifestazione per bambini al di sotto dei 10 anni e dopodiché alle 11:15 partirà la gara vera e propria dal Pozzale per vedere i primi in meno di 40 minuti, per poi arrivare all'ultimo che dovrà rientrare entro l'ora dal primo classificato. Beh, un'articolazione abbastanza complessa, però punzonatura tutto nella mattinata, perciò mi sembra che l'organizzazione si debba veramente mettere alla prova, perché fare di solito con la traversata si fa il giorno prima, poi il giorno dopo oppure al mattino presto e al pomeriggio c'è la gara. Vabbè, vedremo domani mattina, sperando che il tempo tenga. Danno un punto interrogativo, se non fosse c'è un campo di riserva, qualcosa di perché se ci sono qualcosa dovranno ben fare sti ragazzi. Il problema che sembra non è un problema di poter nuotare per le condizioni meteo del mare, perché le condizioni meteo del mare fortunatamente sono buone, domani saranno buone. Il problema è che potrebbe esserci l'allerta meteo, in quel caso in nessun modo si può fare una manifestazione, perché arriva da Genova, è un diktat su cui nessuno potrà discutere e la gara verrà bloccata. Poi quello sinceramente lo vedremo insieme agli altri miei colleghi che hanno organizzato la Rarinante Spezia, come poi procedere, se rinviarla, quando, in che maniera. Adesso incrociamo le dita e speriamo che questo non avvenga. Puoi farmi una rosa di quanti siete all'organizzazione, soltanto perché... Allora, la gara è stata organizzata da 4 persone. Io, Matteo Benini, Luciano Silvani e Antonio Daria. Noi 4 abbiamo organizzato la gara. E poi con i volontari della nostra società, amici e tutto un po', domani mattina saremo circa una 40 all'opera per far sì che insomma la gara riesca, anche perché in acqua ci saranno 400 persone, quindi insomma non è una gara così, forse è un record, sì, forse è un record in questo momento in Italia per una gara di questo tipo, non se ne, per una gara secca 400 persone forse non ce n'è mai stato. Veramente è un successo, perché 400 persone sono un numero non indifferente, in quanto veramente c'era una voglia di partecipare a un tipo di questa gara qui. Insomma, gli australiani hanno fatto tutto il giro, qui se ne fa metà, però è una gara veloce, perché 40 minuti vuol dire galoppare, vuol dire correre. Quanto faranno per all'ora? Con tutto il rispetto per gli australiani, qui noi abbiamo in campo anche degli atleti di livello mondiale. Esattamente, qui c'è gente che viaggia a quasi 6 km l'ora, 5 km 6, 5 km 7, e di conseguenza considerando delle buone condizioni di corrente non contraria viaggiano a questi ritmi, quindi in meno di 40 minuti fanno 4 km, in meno di 45 minuti fanno 4 km. Grazie Simone, ci vediamo domani. Adesso assistiamo un attimo alla conferenza, poi domani all'opera per questa grande giornata, che sia un successo. Speriamo, noi siamo qua. Grazie Simone.